è proprio questo che rende così bello questo sport, il fatto di metterti in discussione fino all'ultimo secondo per poi acquisire fiducia e zittire tutto il resto quando si sale sul palco. Su, una. Bravo. Allora, vi ho già raccontato di Riccardo Atleta, quindi effettivamente quello che non vi ho mai detto è Riccardo persona, che passioni ha, che ambizioni ha. Ma in realtà diciamo che è abbastanza difficile scindere la componente atletica dalla persona, nel mio caso, perché comunque la mia più grande passione è sempre il bodybuilding, no? Quindi comunque anche Riccardo persona incentra la maggior parte delle sue attività su quello, quindi diciamo che la sfera atletica e la sfera personale vanno molto a braccetto. Sicuramente, essendo un bodybuilder, non è che abbia chissà quali attività spettacolari durante la giornata. Non vado spesso a ballare, non ho mai avuto particolare interesse in discoteca, quindi pochissime volte, anzi zero sinceramente. Alcolici, robe varie, tendo appunto a evitarle, quindi il mio divertimento si concentra sempre comunque in sala pesi, nel trascorrere del tempo di qualità con amici e con la famiglia. Quindi diciamo che Riccardo persona è molto legato ai suoi affetti, che siano amici o comunque persone che in generale mi supportano, in primis anche la mia famiglia. Poi appunto spendere del tempo di qualità con queste persone, le giornate, poi le passo tra la sala pesi e lo studio a casa e i vari passi da fare. Quindi appunto mi ricollego a quello che ho detto prima, che le due sfere vanno molto di pari passo, non è possibile scinderne una dall'altra. Sono effettivamente l'atleta più giovane di tutto il team Tsunami e devo dire che fa un effetto strano, ma in senso positivo, nel senso che appunto è un grandissimo onore per me e mi fa molto piacere che Tsunami creda in me, sia dal punto di vista atletico ma anche dal punto di vista personale. Quindi sono molto orgoglioso che credano in me, nel nostro progetto, soprattutto in previsione futura. Nonostante la mia giovane età, mi sono comunque dato l'obiettivo di realizzare tantissimi obiettivi con la mia compagnia di sponsor, e darò il massimo per realizzarli, e so che dall'altro lato troverò manforte nel realizzare questi obiettivi, sia miei personali, quindi nel mio singolo, ma anche quelli che appunto riguardano i miei obiettivi. Comunque c'è sempre una collaborazione con Tsunami, anche solo nel mio percorso atletico mi sto preparando grazie a tutti gli integratori di Tsunami, quindi è sempre un andare assieme verso un obiettivo che, anche se è singolo all'apparenza, è comunque qualcosa di comune. Allora, il giorno del mio debutto nella gara di bodybuilding quest'anno, questo fine anno, ad ottobre. Allora, sinceramente adesso mi sto solo concentrando ad allenarmi il più forte possibile, a fare la dieta, a riposare, a fare tutte quelle che sono le cose che un atleta di livello, almeno che ambisce ad essere un atleta di livello, deve fare. E quindi niente, mi sto focalizzando solo su questo, sul godermi ogni giorno il percorso, perché se ami veramente bodybuilding lo fai a prescindere dai risultati che ottieni. Certo è che più i risultati sono positivi, poi meglio è, più fiducia acquisisci anche in te stesso, sia come atleta sia come persona. Quindi spero che vada bene, ma anche non dovesse andare bene non è assolutissimamente un problema, perché io amo il bodybuilding a prescindere da quello che mi darà. Ovvio è che ho delle aspettative dal punto di vista di emozioni, di quello che proverò, sicuramente alte, nel senso che immagino già che sarà un giorno bellissimo. Dal punto di vista emotivo proverò tantissime emozioni, anche magari contrastanti. Magari fino a che non salgo sul palco, il fatto di non sentirmi all'altezza della competizione, che è comunque una competizione di alto livello, anche di una categoria molto importante, perché debuttare a 20 anni già in Open solitamente si fanno diversi step, magari come main physique, poi se si riesce come classic, se si hanno le linee giuste, poi chi vuole, chi riesce a livello fisico anche in Open. Io invece già parto strong, diciamo così, quindi sicuramente proverò tante emozioni contrastanti, sia in positivo che in negativo, ma è proprio questo che rende così bello questo sport, il fatto di metterti in discussione fino all'ultimo secondo per poi acquisire fiducia e zittire tutto il resto quando si sale sul palco. Frutto, per far vedere il frutto di tanti tanti mesi, se non anni, di sacrifici e di duro lavoro in palestra e a tavola. Ragazzi, vi ringrazio per queste domande e per il tempo speso assieme. Mi raccomando, rimanete connessi sul canale di Tsunami e ci vediamo alla prossima. Ciao!